Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Don Luca 95 in un altro video recensione di War Thunder. Quest'oggi vedremo un bombardiere bimotore italiano, ovvero il Fiat BR20 Cicogna, che fu insieme all'Henkel 111 la spina dorsale dei bombardieri nazionalisti durante la guerra civile spagnola. Questo bombardiere bimotore venne messo in servizio, entrò in servizio, scusate, nell'autunno del 1936. Al momento della sua introduzione fu l'unico bombardiere costruito interamente in metallo in Italia ed uno dei più moderni velivoli al mondo della sua categoria. Il BR-20 Cicogna era equipaggiato con due motori radiali Fiat A80 RC41 da 1000 cavalli ciascuno, che gli davano una velocità massima intorno ai 430 km orari. Possiamo equipaggiarci con 5 diverse opzioni di bombe: la prima 12 bombe da 50 kg, la seconda 12 bombe da 100 kg, la terza 4 bombe da 250 kg, la quarta con 2 bombe da 500 kg e l'ultima, quinta opzione, con 2 bombe da 800 kg. Ci siamo messi esattamente lineari con il ponte, quindi possiamo bombardare con la massima precisione ed efficacia. Cerchiamo di sganciare tutte le nostre bombe, bombardare il meglio possibile per ritornare e ricaricare il nostro aereo il più in fretta possibile alla base. Il BR-20 ha 5 membri d'equipaggio, 3 mitraglieri difensivi più un pilota e copilota. Qui abbiamo fatto bingo, 11 obiettivi di terra distrutti con 12 bombe, mi sembra abbastanza buono. Tornando alla descrizione di dove sono situati i mitraglieri difensivi, uno è situato sul dorso del velivolo. Infatti, monta una torretta girevole a 360 gradi, armata con due mitragliatrici Breda Safad da 7,7 mm. Il secondo mitragliere è situato nel muso del velivolo. Infatti, è armato con una singola mitragliatrice da 7,7 mm Breda Safad, mentre il terzo mitragliere difensivo è situato sotto il velivolo, utilizzando sempre nella pancia dell'aereo, utilizzando sempre una singola mitragliatrice da 7,7 mm. Taglio l'atterraggio, una piccola parte del video, e ci rivediamo fra qualche secondo nel momento dell'azione. Rieccoci qui, stiamo puntando un F3F americano biplano che ha distrutto veramente, ma veramente, tante nostre unità terrestri, quindi deve essere sicuramente a corto di munizioni, quindi senza troppi problemi cerchiamo di avvicinarci e attaccarlo con i nostri mitraglieri difensivi. BR-20 Cicogna, sicuramente un gran bel pezzo d'aereo, ha una velocità critica veramente eccezionale perché potete raggiungere i 600 km all'ora e non vi si spezzano le ali. Grandissima robustezza e resistenza, questo velivolo può veramente incassare un sacco di colpi e poi abbiamo questa strafiga torretta che appunto può girare di 360 gradi, armata con ben due mitragliatrici da 7,7 mm, quindi sicuramente due mitragliatrici da 7,7 mm sono un buon armamento difensivo. Questa torretta può veramente fare molti abbattimenti se ne ha l'occasione. Come prevedevo, l'F3F si sta dirigendo verso il suo aeroporto, molto probabilmente ha finito tutti i suoi proiettili, qui effettua una virata, vediamo che cosa vuole fare, se aprirà il fuoco o se invece è stata soltanto una manovra d'evasione. Riusciamo a mettergli qualche colpo a segno, lui sembra volare molto molto basso, vuole rendersi un difficile bersaglio, quindi capiamo che non ha più colpi e sicuramente non gli frega niente
di attaccarci in questo momento, anzi sta cercando di ritornare alla base il più in fretta possibile. Siamo molto molto vicini al campo d'aviazione nemico, quindi non me la sento assolutamente di continuare in questa direzione. Dobbiamo dirigerci da qualche altra parte, altrimenti gli antiaerei avversari inizieranno ad aprire il fuoco su di noi. Abbiamo ancora 10 bombe da 100 kg rimaste. E quindi per adesso possiamo tenerci occupati nel sganciare tutte le nostre bombe nelle unità terrestri avversarie. Io e l'F3F abbiamo un conto in sospeso, infatti dopo sicuramente lo ribeccheremo. Tornando un po' nella descrizione del velivolo, tanto per informazione, il prezzo unitario di un BR-20 Cicogna nel 1938 era pari a 1.521.000 lire. Quindi 1,5 milioni di lire un BR-20 ti portavi a casa. È stato venduto con successo all'estero, specialmente in Giappone. Infatti, il Giappone nel 1937 ne acquistò ben 85 esemplari. Di BR-20 Cicogna ne vennero prodotti 600 circa. Direi che ha un eccellente armamento difensivo, sicuramente sì, perché batte alcuni suoi contemporanei, per esempio il B-18 Bolo o l'Henkel 111 tedesco, sono tutti e due bombardieri contemporanei del BR-20, ma armati sicuramente più alla leggera, con singole mitragliatrici da 7,7 mm, mentre qui abbiamo una bellissima torretta con due mitragliatrici da 7,7 mm. Sicuramente non abbiamo la capienza per quanto riguarda spazio nella stiva per le nostre bombe come l'Henkel 111, ma sicuramente abbiamo più spazio del B-18 Bolo. L'unica pecca o difetto che vi evidenzierei del BR-20 è sicuramente l'incapacità di effettuare delle virate strette. Sicuramente se paragonato all'Henkel 111 e il B-18 Bolo, vira peggio di questi due. Quindi proprio avuto la sensazione del classica asse di legno, quindi non molto fluido nelle virate, ha una velocità critica pazzesca, può andare molto veloce, ottima resistenza, ottimo armamento, però veramente fa un po' fatica a virare questo bombardiere bimotore, ma per il resto è veramente un ottimo velivolo. Su moltissimi punti di vista, questo velivolo è un ottimo aeroplano. Tornando alla partita, adesso vediamo se abbiamo catturato l'attenzione del biplano americano. Sembra proprio di sì, ci sta volando a ore 6. Adesso direi di ridurre al minimo la manetta del nostro motore per perdere più velocità possibile, così che il caccia americano ci può raggiungere. Siamo sicuri che possiamo abbattere questo biplano. Lui deve essere armato, se non sbaglio, con una singola mitragliatrice da 12,7 e una singola da 7,7 mm, quindi deve avere solo due mitragliatrici. Non lo temiamo, siamo molto molto resistenti, abbiamo un'ottima torretta difensiva con due mitragliatrici da 7,7 mm, quindi siamo qui che lo aspettiamo e cerchiamo di buttarlo giù. Iniziamo a sparare dei colpi d'anticipo per vedere se riusciamo un po' ad acchiapparlo. Probabilmente adesso il pilota del caccia non vede l'ora di farsi un easy kill contro un bombardiere italico. Noi cerchiamo sempre di colpirlo il più possibile, inizia ad avvicinarsi, 0,75, butta il muso verso il basso per cercare di evitare più proiettili possibili, continuiamo a colpirlo, lui adesso è molto molto vicini, dobbiamo cercare di volare il più basso possibile per essere anche noi un difficile bersaglio, inizia a spararci
continuiamo a sparare con le nostre mitragliatrici. Sfortunatamente finiamo i colpi, il mitragliere deve ricaricare, quindi buttiamo il muso verso il basso, cerchiamo assolutamente di muovere il più possibile il nostro velivolo per non farci colpire. Appena il mitragliere ha ricaricato, riprendiamo il nostro lavoro di prima, mettiamo a segno dei buonissimi colpi dentro il motore dell'F3F. L'F3F è diventato una palla di fuoco e infatti diventa cenere dopo qualche istante. Riusciamo così ad abbattere il primo e ultimo giocatore della squadra avversaria. Avete visto che l'armamento difensivo del BR20, se utilizzato con precisione, può annientare i vostri avversari. Arriviamo primi vincendo la battaglia realistica S, ne abbiamo fatto un bel po' di punti. Abbiamo fatto 5.284 punti, distruggendo 15 unità terrestri, un'unità navale e abbiamo abbattuto un velivolo avversario, un F3F biplano americano. Spero che il video vi sia piaciuto e anche la partita. Se non siete iscritti al mio canale, volete sempre essere aggiornati con tutti i nuovi video che usciranno ogni settimana nel mio canale, vi invito ad iscrivervi. Come sempre, ricordatevi che non ci sono buoni o cattivi aerei, ma soltanto buoni o cattivi piloti. Detto questo, vi auguro tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi e futuri certi video di War Thunder. Ciao ragazzi, abbiate tutti una buona giornata.